7 del mattino, sempre a San Vitolo Capo. Ieri ero nella riserva dello Zingaro, oggi invece sono nella spiaggia di San Vitolo Capo. La zona è bellissima, sono le 7, la zona è bellissima, l'acqua è pulitissima e mi giro così. La spiaggia ora è vuota, ora, ma tra un'oretta qui è tutto pieno. Perché? Allora, si viene giù presto, se vuoi stare in spiaggia, si viene giù presto per prendere un posto per mettere gli ombrelloni, vedi? Per mettere gli ombrelloni. Il mio stabilimento apre alle 8:30, perché prima non possono, per la guardia costiera è vietato. Quindi quando aprono, ti mettono l'ombrellone dove hai messo l'asciugamano, ti danno il numero come al supermercato prima, io oggi è il numero 6, quindi quando chiameranno il numero 6 vengo e praticamente mettono giù il mio ombrellone. Che dirvi ragazzi, è l'ultimo giorno di vacanze e purtroppo è l'ultimo giorno, ma è stata una vacanza molto molto bella. Prima volta in Sicilia, non c'ero mai stata e l'amo. Cibo, persone, posti, escursioni da fare a piedi, in barca, col catamarano, c'è tanto spiagge. La spiaggia di San Vitolo Capo è una delle più belle d'Italia. Sono i Caraibi, bellissima, veramente bellissima, acqua pulita, molto bella. Faccio un po' cagare con questo cappello e questi occhiali, ma l'unico modo per proteggermi un po' dal sole. Pazienza, sarò brutta, non importa, l'importante è che il paesaggio sia bello. Questa è la riserva, un parco naturale. Ora faremo tutta la montagna, andiamo oltre la montagna, sono circa 7 chilometri. Ah, e ci sono tutte calette come questa qua che vedete in fondo, come questa. Andiamo alla scoperta delle calette. Questo è il sentiero che adesso facciamo. È meno male che è più facile. Comincia a esserci massi, sassi, però la veduta è sempre bella. Sono arrivata. Allora, la spiaggia è quella,
Adesso ci vado. Vedete le barche? Lì non si possono avvicinare, a riserva naturale. Praticamente si fermano, possono fare il bagno, poi ti offrono il pranzo a bordo, ma non possono avvicinarsi alla spiaggia. La spiaggia ci arrivi solo a piedi, non in barca. E mi sembra che il passaggio da San Vito Lo Capo a fare tutte le isole sia sui 30-35 euro a testa. Magari ad agosto, adesso è settembre, magari agosto è un pochino di più, però ne vale la pena, i posti sono veramente veramente molto belli. Eccoci arrivati, ragazzi, siamo arrivati, c'è un po' di gente, ma tutta arrivata a piedi. Questo bellissimo, bello bello. Vediamo l'acqua com'è. Allora, ho paura di addentrarmi perché ho paura che mi cada il telefono, ma è veramente pulita, bella, trasparente. Ho paura di cadere, non vado più avanti con il telefono, ma guardate, meraviglia delle meraviglie. Per arrivare all'altro ingresso, ci sono due ingressi, uno a San Vito Lo Capo e l'altro a, come si chiama l'altro ingresso? Scopello, sì, Scopello, l'altro ingresso è Scopello, quindi da un ingresso all'altro ci vanno due ore di cammino, due ore andare e due ore tornare, ma nel frattempo ci sono calle, calette, di tutto e di più, musei, soste. Diciamo che è fattibile, fa caldo perché, oh, fa caldo, sei al sole, montagna, mare, ma è una cosa che è stupenda. Pensavo fosse meno difficoltoso, mamma mia, meno male che questo è quello facile. È lì, il mare è lì. Scendo in questa caletta che, oh, c'è tutto un sentiero da fare fino al mare. Ok, si va. Allora, poi c'è questo sentiero che va proprio tutto attorno alla montagna, è molto impervido questo, ma non lo so se lo faccio, perché ho già camminato un'ora e mezza e andare alla prossima caletta che è di là, non lo so. Questa è una grotta, la grotta dello Uzzo si chiama, da visitare. Non credevo fosse così faticoso. Ok, quindi prosegui poi di là. Thank you.